alla porzione del lago una piccola parte che possa dunque essere ancora mantenuta con temperature un po' più alte del resto. La seconda operazione è un'operazione, la seconda e la terza, contando anche questa, è l'operazione di deflessione della direzione della strada, comunque l'operazione di galleria, e il lavoro che si descrive qui in più dettaglio di trasformazione paesaggistica della margine del lago. Questo è il filtro di cui ti parlavo, le operazioni molto semplici che speriamo un giorno possano essere portate avanti. Ecco, questi filtri sono situazioni banali di chi lavora gabbioni con sistemi di filtrazione. Bene, dunque, la conclusione si basa precisamente su una possibilità, diciamo così, ottimista, di dire va bene, sono state fatte cose che produscono danni che non erano stati prodotti, previsti nei primi momenti dell'attuazione. Cerchiamo di fare una valutazione, una diagnosi il più completa possibile, che non è questa è una sorta di indicazione delle strade, più una diagnosi più profonda delle strade, per cercare di misurare, di prendere la temperatura, il polso, no? Fare tutte le analisi al nostro malato, per parlare non soltanto di metterlo più in vista o meno in vista, però prima di tutto farlo diventare salutare e per quello bravo. Grazie. Residenti delle due comunità di valle e il professor Morelli, ma direi anche l'assessore, i progettisti, nel senso che questo dovrebbe essere un momento di riflessione sulle cose che abbiamo visto e magari anche poi se avremo ancora un po' di energie di dibattito. Inizierei col presidente Luca Somadossi della comunità della Valle dei Laghi. Allora va bene, primo padrone di casa, il balandro. Per fare così qualche ragionamento, penso su una valutazione un po' a caldo di questi progetti che sono, diciamo, una novità, nel senso che sono stati presentati poche settimane fa, quindi insomma ci sono forse ancora pochi elementi meditati di riflessione, però insomma anche nella prospettiva che è quella principale di questo lavoro, che è una prospettiva di creazione di un dibattito, di suggestioni, di stimoli per il processo di pianificazione che le comunità stanno avviando con i piani territoriali delle comunità. Allora, forse magari in questa prospettiva qualche ragionamento possiamo iniziare a farlo. Prego. Innanzitutto buonasera a tutte e a tutti. Ovviamente vanno appesi in premessa i ringraziamenti per l'organizzazione di questa serata, alla quale ovviamente hanno dovuto aderire immediatamente cognendo l'occasione fornita dall'assessorato, da STEP e dai progettisti, dagli architetti
Marchetti, che questa sera ci hanno voluto appunto presentare due importanti spaccati di quello che è il percorso che è uscito poi dal fondo del paesaggio che raccontava appunto l'assessore in premessa. Per quanto ci riguarda, l'inizio doveroso è appunto quello del ringraziamento, nei confronti dell'assessore per un regalo che l'assessore ci fa questa sera, consegnando questi progetti alle comunità, perché siano poi le comunità a farne tesoro e a svilupparli in maniera ovviamente intelligente attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistici appunto del territorio delle comunità. Quindi ovviamente appunto un grazie rispetto a questo regalo che diventerà poi penso patrimonio comune per chi vorrà approfondire rispetto a quanto presentato molto velocemente questa sera, ma che diventerà assolutamente base, almeno per quanto riguarda il lavoro affidato alla comunità dell'Alto Garteledro, base importante per una serie di ragionamenti che appunto nel piano territoriale di comunità troveranno piena elaborazione e poi ovviamente codificazione anche nei diversi strumenti. È chiaro che quindi per noi questa sera, 25 ottobre, data peraltro anche simbolica, assessore, visto che è due anni esatti che le comunità esistono, per noi inizia, quella di questa sera è una puntata zero per quel che riguarda un percorso molto più lungo che ci vedrà appunto protagonisti come comunità, come ente, come amministrazione a coordinare sul territorio un approfondimento, un ragionamento molto più ampio che ovviamente dovrà essere il più coinvolgente, il più condiviso, il più partecipato possibile, che appunto dovrà vedere la comunità, le amministrazioni pubbliche, provinciali, comunali, le diverse categorie sul territorio, i professionisti del territorio, lavorare in stretta sinergia in un percorso appunto tendente a elaborare quello che diceva appunto il professore Cecchetto, un'idea futura verso la quale tendere rispetto appunto quello che sarà il territorio dell'Alto Garda nei prossimi 10, 20, 30, 40 anni. Cecchetto si è spinto fino a 60 anni, vorremmo riuscire magari a intravedere un po' di risultati di questi studi. Quindi è chiaro che è un percorso che inizia, un percorso per il quale come comunità abbiamo già lavorato creando le basi strutturali in questi mesi, ma che appunto con questa sera ha inizio vero e proprio. Ci saranno una serie di momenti già previsti, già programmati anche nelle prossime settimane. Faccio un piccolo spot, ne approfitto, ma giusto perché gli attori coinvolti sono gli stessi che siedono su questa platea questa sera, perché insieme a STEP abbiamo organizzato per il 22 novembre e 3 dicembre un seminario appunto per introdurre il tema della pianificazione integrata e quindi per darci gli strumenti di lettura di quello che sarà appunto il percorso che ci porterà al documento preliminare e poi alla stesura del piano territoriale vero e proprio. Quindi da questo punto di vista sicuramente sarà appunto un percorso interessante, un percorso che appunto rispetto a quello che ci è stato presentato questa sera non può non tenerne conto, perché
lo spaccato che ci ha consegnato, l'analisi che ci ha consegnato il professor Cecchetto è un'analisi che spazia in tanti di quegli ambiti che come comunità vorremmo andare ad approfondire. Noi li abbiamo segnalati in un documento, in un atto di indirizzo che come assemblea di comunità abbiamo approvato qualche mese fa e che ricalcano in gran parte appunto anche gli argomenti che abbiamo visto presentati questa sera. I ragionamenti sulla fascia lago, i ragionamenti su la penetrazione che il fiume Sacca ha nell'entroterra come elemento di collegamento tra appunto l'elemento importante del lago dell'Alto Garda con tutto il territorio, anche fino alle propaggini più estreme a nord della comunità stessa. Quindi questo tema, il tema dell'espansione edificatoria nella piana con le ricadute negative sia dal punto di vista paesaggistico, così come ci sono state presentate, sia le ricadute negative in termini di consumo del territorio stesso. Questi sono diversi temi che, affiancati a quelli che possono essere gli asset di sviluppo strategico sia per l'ambito turistico che per quello del comparto economico, industriale, artigianale e quant'altro per quel che riguarda appunto lo sviluppo della nostra terra, è chiaro che rappresenteranno i diversi capitoli che dovremmo andare a tenere conto e che già nello studio del professor Cecchetto vengono ben delineati, ben focalizzati. Devo dire, io ho avuto modo, come diceva Tecila, di vedere in anteprima lo studio. Ci sono degli aspetti sicuramente, appunto come dicevo, che andranno elaborati, che andranno ampliati. Mi hanno molto colpito, devo dire, non li abbiamo visti qui questa sera, sono nella parte finale dello studio, tutta una serie di percorsi che il professore ha immaginato all'interno della piana dell'Alto Garda, percorsi dalle varie tematiche che vanno a ricomprendere le varie tematiche che il territorio appunto può offrire, percorsi legati all'acqua, percorsi legati al paesaggio di versante, percorsi legati al territorio agricolo. Quindi anche qui un altro tema che per quel che riguarda il lavoro di comunità ovviamente dovremmo cercare di andare a far diciamo sposarsi con i ragionamenti che già Cecchetto ci propone, quello del cosiddetto parco agricolo piuttosto che del cosiddetto parco fluviale come elementi di valorizzazione appunto del territorio, elementi di permeabilità del territorio, anche del territorio agricolo, e quindi da questo punto di vista riuscire a entrare in quella dimensione appunto di promozione in percorsi fruibili attraverso il territorio agricolo stesso, quindi di promozione del nostro territorio dell'Alto Garda-Retro attraverso la promozione dei prodotti agricoli che appunto riescono, si riesce a vedere anche laddove appunto nascono, laddove crescono. È una suggestione che potremmo appunto elaborare con gli strumenti che la comunità potrà disporre nel corso del proprio mandato. Ripeto, quello che ci è stato regalato dall'assessore e dal professor Cecchetto è
un'ottima base di partenza, un'ottima analisi che in tante parti è sicuramente corposa, in tante altre avrà appunto bisogno di essere approfondita, ma che appunto rappresenta per noi il punto di partenza. Un punto di partenza appunto che avrà un percorso ben delineato, un percorso che la comunità, come dicevo, intende perseguire non da sola ma in maniera sinergica con le amministrazioni comunali e ovviamente con tutto il tessuto sociale del territorio, perché questo, il piano territoriale di comunità non può essere uno strumento solo diciamo costruito in laboratorio, ma deve essere uno strumento costruito con l'apporto di tutto il tessuto sociale che immagina insieme quello che deve essere lo sviluppo della propria terra. Quindi, come diceva l'assessore all'inizio, un lavoro ambizioso, un lavoro poderoso che noi cercheremo ovviamente di sviluppare, in maniera attenta e in maniera responsabile. Quelli che saranno i risultati lo vedremo strada facendo, avremo modo di ritornarli in serate, io spero, partecipate come quelle di questa sera, magari anche di più, volendo essere ancora più positivi e ottimisti, e quindi non mi rimane che appunto rinnovare i ringraziamenti per l'esposizione, per lo studio, per la vostra attenzione, e darci appuntamento appunto ai prossimi incontri, iniziare dal 22 novembre al 3 dicembre prossimo. Beh, buonasera a tutti, grazie anche da parte mia per questa serata, ma io ho avuto modo appunto, grazie all'architetto Tecilla, di poter così visionare, leggere un po' tutto lo studio fatto e anche da parte mia, come dire, richiamo alcuni aspetti che magari oggi nella presentazione, per motivi ovviamente di tempo e di sinteticità, sono stati messi lì sul tavolo, ma che secondo me sono aspetti che possono essere molto interessanti per quanto riguarda la Valle dei Laghi e non solo. E mi riferisco in particolare, come dire, a 3-4 aspetti. Ovviamente sarebbero tanti e non possiamo stasera entrare nel merito specifico, no? Però credo che alcuni ragionamenti di sistema, di linee, insomma, possano essere tratti da uno studio come questo e possano essere sicuramente elemento di arricchimento, di potenziamento di quelle che sono le riflessioni che si stanno facendo in preparazione del piano territoriale. E il primo aspetto che mi sembra importante, insomma, e che viene messo bene in luce, insomma, dallo studio, è la particolarità di quel contesto paesaggistico del lago di Toblino e del lago di Santa Massenza. Nel senso che lì emerge molto bene come abbiamo un contesto che in relativamente poco spazio contiene tutta una serie di particolarità e di specificità anche molto diverse tra di loro, che possono sì essere viste come antagoniste, ma se riusciamo a vederle invece come integrate, come coordinate dentro una strategia più complessiva, forse diventano un elemento veramente di forza. Penso per esempio alla parte sinistra del lago di Toblino, che è praticamente incontaminata, no? Mentre la parte destra è fortemente antropizzata, ma con un castello che richiama storia, cultura, no? Una suggestione anche unica. Ma pensiamo anche al lago di Santa Massenza, no? Con una presenza di una centrale che sicuramente ha stravolto, no? L'equilibrio, ma che per certi aspetti richiama anche
come dire, anche un lavoro immane che oggi però abbiamo e che forse anche su questo può diventare risorsa anche di attrattività insieme ad un borgo, quello di Santa Massenza, che è piccolo, magari tanti di voi non ci sono mai passati, ma che racchiude elementi di attrattività assolutamente interessanti. Ci sono 5 distillerie, ci sono tutta una serie di soggetti che cercano di mettere insieme, insomma, l'alambicco con la turbina in una logica, insomma, che potrebbe diventare veramente interessante, insomma, di sviluppo. Ma ovviamente un borgo che sta sempre più cercando di riavvicinarsi col suo lago, che era un tempo, insomma, il lago che arrivava dentro. Senza toccare tutta la parte della flora, della fauna, eccetera, che viene messa veramente molto in risalto in questo studio. Ecco, io credo che questo aspetto del contesto sia un aspetto assolutamente significativo e importante anche in un'ottica di strategia di sviluppo futuro del nostro territorio. Se sapremo però, come dice un po' il titolo di questa serata, ricomporre questi paesaggi dentro un ragionamento complessivo. Il secondo tema che mi sembrava importante e che è stato anche il punto da cui è partito lo studio, ma che poi si è sviluppato anche, è proprio quello della viabilità e della mobilità, direi, insomma. Il terzo è un po' quello della balneabilità dei nostri laghi, no? Il professore diceva, insomma, è un tema tutto sommato, vabbè, insomma, no, non siamo così convinti, insomma, nel senso che il tema della balneabilità può essere un tema assolutamente importante da recuperare, nel senso che ha diversi risvolti, insomma, uno sicuramente di attrattività, l'altro di, come dire, di ritorno, no, dei cittadini del nostro territorio alla fruizione dei laghi come un tempo erano, ma che oggi non sono più, in particolare Santa Massenza, Tublino, Cavedine. Ecco, su questo noi stiamo facendo dei ragionamenti, sicuramente alcune ipotesi che ho visto nello studio possono essere interessanti, insomma, accanto ad altre, in particolare per quanto riguarda Santa Massenza e Cavedine. Ecco, io avrei alcune altre cose, insomma, che possono, però credo che siano più di dettaglio, ecco, io volevo buttargli un po' questi aspetti qui. E concludo, insomma, dicendo che per noi, insomma, sono tutti stimoli che sono sicuramente interessanti e importanti e che si collegano a tutta una serie di anche ragionamenti che stiamo facendo in vista della definizione del documento preliminare, che riguardano proprio la valorizzazione del nostro territorio rispetto ai laghi, per esempio, tutto il tema della percorribilità, no? Circumlacuale, di collegamento fra i laghi, di balneabilità dei laghi, ma anche di valorizzazione culturale, storica, paesaggistica del nostro territorio, attraverso un ragionamento rispetto all'Ecomuseo dei laghi, per esempio, insomma, attraverso un ragionamento rispetto al parco fluviale. Ecco, sono tutti elementi che secondo me possono essere veramente di stimolo, insomma, su questo. Quindi ringrazio anch'io, spero anche che ci sia l'occasione anche di entrare più nel dettaglio anche sui territori, insomma, per creare anche, no, occasioni di dibattito, di confronto su questi temi. E ringrazio tutti voi anche per essere qui veramente numerosi stasera. Grazie. Grazie, no, volevo chiedere al professore Ugo Morelli, che è presidente del comitato scientifico di STEP, e quindi che ha un ruolo che, se vogliamo, è duplice: da un lato è protagonista di un determinato percorso che è questi ultimi anni, che ha visto il paesaggio come tema centrale, ma è anche, se vogliamo, osservatore, proprio per la sua formazione culturale, disciplinare, osservatore che ha avuto la possibilità di confrontarsi un po' con tutto un territorio, con tutto il nostro territorio, investito da questo processo importante che ha coinvolto molte energie,
E quindi così volevo chiedere una sua valutazione, una sua riflessione su questa iniziativa in questo contesto più vasto di trasformazione culturale, se vogliamo. Grazie. Grazie all'architetto Cecile, buonasera a tutti. Ma è tardi e quindi cercherò di essere molto sintetico e lo farò collegandomi alle relazioni che mi hanno preceduto, in particolare così per creare un po' anche di armonia tra le cose che sono state dette stasera e per arrivare a dire che cosa stiamo facendo alla Scuola di Governo del Territorio e del Paesaggio per sostenere questo grande cambiamento culturale in atto che l'organismo di governo della Provincia Autonoma di Trento ha voluto darsi con il piano urbanistico provinciale, con la riforma del governo locale. Mi collego in particolare ad un'affermazione che ha fatto il professor Cecchetto quando, avviando la sua riflessione, ha invocato l'esigenza di aprire la testa, uso le sue parole, che per me naturalmente, che mi occupo di scienze cognitive, quindi come pensiamo e come abbiamo e cambiamo idea noi esseri umani è un'affermazione particolarmente importante. Poi ha aggiunto: dobbiamo cambiare il nostro modello culturale. E poi la riflessione che ha fatto, per me molto importante, molto profonda, João Núñez, quando dice, parla del paesaggio come organismo e chiede, invoca l'importanza di superare la separazione fra quello che lui chiama il territorio del sacrificio e quello che lui chiama il territorio concepito come da conservare in maniera fondamentalista, cioè dove non si può neanche mettere i piedi. Perché questi due collegamenti? Ma prima di tutto perché risuonano molto bene in me dal punto di vista del tentativo che stiamo facendo di portare avanti questo grande cambiamento. Ma soprattutto perché al centro della questione stanno sicuramente gli aspetti tecnici, quindi la ricerca, la progettazione, gli studi, come la scelta, secondo me, molto oculata della Provincia Autonoma di Trento ha provato a fare con, tra le altre cose, l'istituzione del Fondo del Paesaggio. Ma al centro c'è anche la consapevolezza che siamo di fronte a un cambiamento di modo di fare, di modo di agire, di modo di concepire il territorio, appunto, aprire la testa e superare il dualismo, che è un cambiamento profondo. E siccome noi esseri umani tendenzialmente non siamo fatti per cambiare idea rapidamente, ma tendiamo a persistere nei nostri modelli di comportamento perché esiste quella che in gergo si chiama la forza dell'abitudine, e quindi quando dobbiamo cambiare idea, dobbiamo cambiare atteggiamento, facciamo tutti una grande fatica, anche su cose molto piccole, allora l'ipotesi su cui lavora la Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio è quella di accompagnare con la formazione, con l'educazione intesa in senso profondo, cioè tirar fuori da noi le risorse per cambiare e per affrontare questa trasformazione che abbiamo in atto, lavora, dicevo, per favorire questo processo. E lo fa naturalmente in che modo? Lo fa lavorando, come abbiamo fatto finora, con i tecnici, con gli architetti, con gli ingegneri, lo fa creando delle figure professionali anche nuove, come abbiamo fatto per esempio con i facilitatori, cioè quelle figure che hanno come compito nelle comunità di valle la tessitura del dialogo fra le diverse componenti e i diversi punti di vista, perché se questa trasformazione ci sarà, sarà il risultato della concertazione fra punti di vista diversi. Lo fa intervenendo, come ha detto il Presidente che ci ospita stasera, con la formazione degli amministratori e dei tecnici per favorire il dialogo che necessariamente deve stare alla base della pianificazione integrata. La parola integrata è una parola importante. Esige cioè che si riconosca che molteplici punti di vista basati su molteplici identità e molteplici interessi dismettano la pretesa, ognuno, che la soluzione sia la propria e aggiungano alla possibilità, attraverso il dialogo, di trovare una soluzione condivisa,
che è naturalmente il risultato del punto d'incontro, mediato da un processo di partecipazione. Quindi per corrispondere all'aspettativa posta dall'architetto Giorgio De Cilla, l'invocazione, passatemi l'espressione, è che mentre si mette mano agli aspetti tecnici e agli aspetti di governo, si presti una grande attenzione ai processi partecipativi, cioè quei processi mediante i quali le persone possano prendere parte alle decisioni che vengono prese e alle scelte che vengono fatte, perché questa è la condizione per far sì che prima di tutto le scelte non vengano calate dall'alto e in secondo luogo le scelte si possano avvalere della ricchezza dei punti di vista molteplici che sono presenti nei territori. Perché l'ipotesi di base che regge il piano urbanistico provinciale, la riforma del governo locale, è che queste comunità divengano padroni del proprio destino. Ecco, questa è una questione molto importante, è una questione non facile, è una questione che deve misurarsi combinando contemporaneamente la tecnica di intervento, la democrazia come forma di governo e gli interessi e le aspettative, che sono tutti legittimi semplicemente per il fatto che esistono, ma che per trovare dei punti di sintesi devono essere messi a confronto e in un confronto dialogico. Allora, il cambiamento necessario non è piccolo dal punto di vista culturale, è un cambiamento profondo, è un cambiamento che richiede di appropriarsi del concetto stesso di educazione. Per questo la stessa legge che dispone il piano urbanistico provinciale prevede, secondo me, oculatamente e per certi aspetti avveniristicamente, la creazione di una scuola, dove la parola scuola non è una parola da ricondurre solo ai bambini che vanno a scuola, anche se stiamo lavorando anche con i bambini per creare una cultura del paesaggio del futuro, ma è una parola che ci deve riguardare tutti, perché tutti noi abbiamo bisogno di educare noi stessi alla consapevolezza di una civiltà dell'ambiente, del territorio e del paesaggio che certamente si appoggia su quello che è stato fatto fino ad ora. Viviamo in un territorio, quello trentino, che ha la sua da dire per quello che concerne la qualità del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, e non per niente in questo territorio si mette a punto una disposizione normativa che è distintiva a livello non solo italiano, ma proprio per far sì che queste scelte vengano effettivamente attuate, noi crediamo che si debba favorire, attraverso un processo di conoscenza, di comunicazione, di informazione diffuso e quindi di educazione, la possibilità di una partecipazione allargata. Perché, ripeto, l'obiettivo che sta alla base di tutto è che le comunità si approprino della propria storia, del proprio presente, del proprio futuro attraverso queste scelte che si fanno. Ecco, questo è il senso dell'operazione che la Scuola per il Governo del Territorio del Paesaggio porta avanti come supporto a tutto il lavoro che i ricercatori, i progettisti, i tecnici fanno, immaginando, appunto, riprendendo le parole del professor Cecchetto, che abbiamo bisogno di aprire la testa su queste questioni assumendo un atteggiamento responsabile rispetto al presente e al futuro e alle scelte che si vanno facendo. Se l'assessore voleva aggiungere qualcosa. No, mi sembra che sia stato detto veramente tutto e anche molto bene. Io mi permetto solo di sottolineare questo: noi non stiamo in realtà regalando qualcosa, ma siamo parte di un processo, anche la provincia fa parte di un sistema di cooperazione che sta cercando, appunto, come appena stato detto dal professor Morelli, di dare una forte responsabilità di autogoverno alle comunità, cercando di accompagnarle dentro questo importante compito e dentro questa importante responsabilità. Le accompagniamo con una scuola, le accompagniamo con un osservatorio del paesaggio, che diventa anche questo un elemento di sintesi e di discussione anche culturale, no? Che riguarda l'intero nostro territorio, le accompagniamo anche con iniziative come queste che poi mettiamo a loro disposizione. Quindi la vera sfida,
e la vera questione un po' anche di questa sera, anche simbolica se volete, è consegnare questo lavoro perché diventi al contempo l'elemento anche centrale, se volete, del dibattito sul piano territoriale di comunità, no? E nel contempo un'occasione di crescita per il territorio stesso. E so che adesso tutti mi guardate con terrore perché in questo momento inizia il dibattito, no? È un dovere al quale non ci possiamo sottrarre, ma penso lo faremo tutti con moderazione, no? Visto che ormai sono quasi le 11. Per cui se qualcuno ha qualche osservazione o qualcosa da chiedere, prego. Vorrei soltanto dire che anche se sono le 11 mi sembra che un momento di discussione pubblica non è mai completo, se noi non riusciamo a sentire, e dunque lancio subito una sorta di sfida per cercare di ottenere una partecipazione che dal mio, io non so se dal vostro punto di vista siamo prima di cena o dopo, io non so che sono in jet lag o quel fatto lo stesso, però dalla mia parte sono assolutamente disponibile e mi sembra fondamentale che ci sia veramente dibattito. Qualcuno che coglie la sollecitazione di João Nunes, che in effetti è convinto che siano le 2 del pomeriggio, perché è appena tornato dall'Oriente. Ma... No, io posso capire che la massa di sollecitazioni sia tale forse da superare la capacità di entrare su gli elementi magari di dettaglio, su alcune scelte, perché in effetti qua abbiamo dato proprio una panoramica e quindi forse sono più emersi gli aspetti di metodo che quelli relativi alle scelte, ma questa era proprio una volontà di questa esposizione che necessariamente doveva avere questo taglio. Io adesso mi stanco di riempire il vuoto, per cui solleciterei una mano alzata, qualcuno che ha qualche intervento, qualcosa da dire, prego. Provo, sì, funziona. La mia domanda è probabilmente, visto che sono giovane, rispetto al tempo e al paesaggio come dinamica anche legata al tempo e al futuro per le nostre generazioni. E mi domando se poi quando lavoriamo su strumenti di pianificazione siamo in grado di pensare al tempo come strumento di pianificazione di sé, quindi un po' questo magari un discorso che va fatto ai professori, agli amministratori. E poi un'altra domanda è se per il paesaggio stiamo ragionando come comunità, facendo parte della comunità, anche rispetto, vabbè mi è già stato un po' risposto, rispetto ai giovani, ma anche rispetto alla proiezione che i giovani hanno nei confronti del paesaggio. Avevi individuato un possibile destinatario della tua, che il tema è piuttosto complesso e quindi non so se qualcuno dei presenti. Beh, io una parte non della risposta, ma una valutazione provo a farla. La prima è sulla questione della pianificazione e del tempo, che è un ragionamento secondo me estremamente importante. Il primo perché in realtà data una certa vision, insomma, del territorio, condivisa, discussa, no? Con la pianificazione tu cerchi di garantire che quella vision possa realizzarsi, no? Quindi non è il progetto, ma è il modo col quale tu organizzi anche gli strumenti territoriali
per evitare che certi spazi, certe condizioni vengano occupate, no? Impedendo che quella visione, che quella strategia in realtà possa in effetti realizzarsi. Quindi dovrebbe trasformare, no? Un po' anche le regole del territorio, dovrebbe riuscire a far sì che i piani regolatori, eccetera, eccetera, comincino ad affrontare, no? Questi temi. Quindi dal piccolo, come visto le recinzioni, piuttosto che altro, tutto tenda, a questo serve poi insomma la discussione, a far sì che questo disegno un po' alla volta vada a realizzarsi. Come realizzarlo dopo e dove trovare le risorse, gli interessi e quant'altro dipende molto da diversi fattori. Uno di questi, per esempio per la pubblica amministrazione, è fondamentale il tempo delle scelte, cioè tu che sei l'amministratore sensibile su un particolare tema, per esempio questo, devi riuscire nel tuo tempo, cioè nel tempo di questa comunità, no? A piantare il seme che permetta di esprimere fortemente questa volontà, in maniera tale che chi volesse cancellarla o ignorarla debba fare almeno uno sforzo grande come il tuo per poterla portare via. Questo è molto importante, perché altrimenti si fanno tante parole, si scrivono dei libri interi, ma poi se nessuno se ne assume la responsabilità anche con degli atti concreti, con degli atti veri, no? Che restano lì, ecco, chi viene dopo di te la prima cosa che farà è probabilmente buttare via tutto e ripartire da capo. Quindi è importante che l'amministrazione pubblica pianti questo seme e lo faccia proprio. E la terza questione è ancora culturale, a livello di pianificazione, o non solo culturale ma anche poi molto concreta. Bisogna che queste cose vengano poi realizzate effettivamente. Allora io mi rendo conto che è più facile realizzare qualcuna delle idee sul lago di Toblino e di Massenza che altre, no? Cioè parlare di una galleria piuttosto che no, questo ha un impegno, un impatto anche finanziario di una certa entità, però dipende sempre dal progetto complessivo che riusciamo a costruire intorno a quel luogo, perché se tutto questo alla fine fosse, come io mi auguro, insomma, la strategia per creare anche economia, per creare sviluppo, per creare opportunità di lavoro, allora un investimento a sostegno di questo lavoro, a sostegno di questa economia, a sostegno anche di quel PIL, se vuoi, no? Di quelle risorse pubbliche che a loro volta permettono, no? Di stimolare e rigenerare risorse, è più che giustificato, ovviamente. Si tratta però di trovare poi le modalità per mettere insieme i vari interessi, quello pubblico e quello privato. Oggi noi stiamo lavorando, e questo è un altro tema dell'urbanistica che penso sia abbastanza interessante, su diversi fronti da questo punto di vista, soprattutto cercando di evitare che sia il pubblico che fa tutto, ma cercando dei partenariati anche privati. No? E stiamo cercando di lanciare questi partenariati soprattutto nei confronti dei giovani che stiamo cercando, come dire, di spingere, di stimolare, no? In attività anche di imprese, in attività produttive. Diventa interessante capire però qual è l'ambito che potrebbe suscitare l'interesse. La progettazione, l'esecuzione, un lavoro, no? Questo insomma, io non riesco ad entrare nel merito specifico, no? O nel merito di un progetto particolare, però non c'è dubbio che se generiamo interesse, se generiamo prospettiva, su questa prospettiva possiamo generare anche lavoro e riproduzione di risorse. Quindi non so se ti ho, non è una risposta insomma, ovviamente, perché non c'è una risposta, ma c'è una, come dire, un'impostazione, ecco, una voglia di impegnarsi in una certa direzione, e c'è bisogno anche di questo, perché in un momento di sfiducia generale